Un saluto a quanti ci seguono attraverso Radio Pace e attraverso Telepace. Padre Claudio Savio al microfono per questo pomeriggio di sabato 4 luglio 2009, primi vespri della 14ª domenica del tempo ordinario. La cornice è la Cappella Paolina, il più piccolo, il più appartato, il più segreto fra i luoghi di culto dei palazzi apostolici. Ne abbiamo seguito insieme la conferenza stampa di presentazione del restauro concluso pochi giorni fa, conferenza stampa seguita in diretta martedì scorso, ed ora con Papa Benedetto XVI vogliamo vivere questo momento di preghiera, i primi vespri, come dicevo, della 14ª domenica del tempo ordinario, primi vespri che sul Salterio sono della domenica della seconda settimana del Salterio, e poi l'esposizione del Santissimo Sacramento, un momento di adorazione e la solenne benedizione eucaristica. I salmi saranno pregati in lingua latina, ma come dicevo, per chi ha la possibilità di avere il Salterio sotto mano, li possiamo seguire e pregare insieme al successore di Pietro. Vi è ora un indirizzo di omaggio di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Giovanni Laiolo, Presidente del Governatorato dello Stato Città del Vaticano. Beatissimo Padre, grazie per il grande onore che concede ai Patrons of the Arts in the Vatican Museums, al personale direttivo, ai maestri restauratori e ai tecnici dei musei vaticani e dei servizi tecnici del governatorato, guidati dai loro direttori, il professor Antonio Paolucci e l'ingegnere Pier Carlo Cuscianna, nonché alla presidenza del governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di essere presenti insieme a Vostra Santità, circondato dai cardinali componenti la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ed altri eminentissimi cardinali e superiori della Curia Romana per la celebrazione di questi vespri. Grazie di gran cuore. L'impegno del restauro della Cappella Paolina risale al mese di giugno del 2004. Essendo presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano il cardinale Edmund Sciocca, direttore dei musei vaticani il dottor Francesco Buranelli e dei servizi tecnici l'ingegner Massimo Stoppa. I lavori sono stati condotti nella consapevolezza dell'eccezionale valore storico ed artistico di questa cappella papale, contrassegnata dalla forza del genio michelangiolesco nei due grandi affreschi della conversione di San Paolo e della crocifissione di Pietro. Per questo nessun accorgimento tecnico, nessuna attenzione a sensibilità estetica è parsa di troppo. In effetti, le difficoltà operative incontrate per un corretto intervento di restauro, non tanto negli affreschi michelangioleschi quanto nel resto, sono stati molto superiori al previsto. I responsabili dei lavori sono però stati confortati dall'assidua consulenza di una commissione scientifica ed artistica composta da personalità di riconosciuta autorevolezza internazionale, ricevendone preziosi suggerimenti e l'approvazione. Questa ammirevole opera di restauro, che secondo quanto mi assicurano è stata più complessa del restauro della Cappella Sistina,
è stata resa possibile dall'intervento generoso e costante di alcuni patrons of the arts in the Vatican Museums. La loro grande generosità è stata animata dalla loro fede, dal loro amore per l'arte e parimenti dalla loro devozione al Romano Pontefice. A loro va il vivo apprezzamento e la gratitudine della Pontificia Commissione e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. L'opera è giunta al suo termine non senza prima aver ricevuto da Vostra Santità, venuta di persona nel cantiere di lavoro, precise indicazioni su come riportare il presbiterio, per quanto possibile, alla sua forma originaria. Questa sua cappella, Santità, è ora restituita allo splendore che le spetta. È per noi tutti motivo d'orgoglio, credo giustificato, di aver rimesso nelle sue mani la Cappella Paolina, che prende nome dal suo predecessore, Paolo III, che le iniziò nel 1537, ma non meno dell'Apostolo Paolo, e ciò entro il termine prefisso dell'anno paolino appena concluso. Così oggi ci uniamo con gioia a Vostra Santità nel dare grazie al Signore, fonte originaria ed inesauribile di ogni bellezza, cantandone la lode in questi vespri. Ad incoraggiamento nelle nostre varie attività e come pegno di grazia per svolgerle sempre secondo le sue attese, le chiediamo, Beatissimo Padre, per noi tutti, come anche per i nostri cari, la sua benedizione. E dopo le parole del Cardinale Giovanni Laiolo, Presidente del Governatorato dello Stato Città del Vaticano, ora la preghiera dei primi vespri. Deus in adiutorium meum intende. Domine, adiuvandum me, festina. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio,
illumina. Oculos meos Domine. Lucerna pedibus meis verbum tuum, et lumen semitis meis. Iura in estatui, us solire judicia justitiae tue. Humiliatus sumusque quaque Domine, vivifica me secundum verbum tuum. Montaia ois mei peccagita sit Domine, et judicia tua docet. Anima mea in manibus meis semper, et legem tuam non sum oblitus. Osuem peccatores sacre omnini, et magnanis tuis valerami. Hereditas mea testimonia tua in aeternum, quia exultatio cordis mei sunt. Inclinari cor meum ad facientas justificationes tuas, in aeternum infine. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, conserva me, Domine, quania mintes speravi. Dixi Domino, Dominus meus est tu, bonum mihi non es sine te. In sancto spis ut in terra inquitos multiplicantur dolores eorum, qui pos Deos alienos accelera verum. Non effundam libationes eorum de sanguinibus, neque assumam nomina eorum in labis meis. Dominus pars hereditatis me et calicis mei, tu esquid et ines sortem meam. Funes fecit ego mihi in precaris, in supere hereditas meas speciosas est mihi. Benedicam Dominum qui tribuit mihi intellectum, in super et in noctibus erudierunt me renes mei. Proponeram Dominum in conspectum eo sempre, quoniam ad estries mihi non commovere.
pteroclitatum est cor meum, et exultaverunt praecordia mea. In super et caro mea requiescet in spe. Quoniam mode linguis anima mea in inferno, mecanis sanctum tuum videre corruzione. Notas mihi facies vias vitae, plenitudinem letitiae cum vultu tuo. Delectationes indexera tua usque infine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Conservare, Domine, quia in te spera. Dedit illi Dominus. Laetate eterna, et nomine eterno, edificabilis filio. Christus Iesus cum in forma Dei esset, non rapinam arbitratus est esse sequalem Deo. Sestem in ipsum ex in animitur nasce via cities, in similitudine hominum factus. Et habitu inventus ut homo. Humili avit semet ipsum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Frater quod et Deus illum exaltavi, et donavit illi nomen, quod est super omne ut in nomine Iesu omne genuflectatur, celestium et terrestrium et infernorum. Et omnis lingua confiteratur, Dominus Iesus Christus in gloria Dei Patri. Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dedit illi Dominus. Et nomine eterno.
May God our Father give you grace and peace. We always give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, in our prayers for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus and the love you bear toward all the saints. Moved as you are by the hope held in store for you in heaven, you heard of this hope through the message of truth, the gospel, which has come to you, has borne fruit, and has continued to grow in your midst, as it has everywhere in the world. Grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro. Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo, nelle nostre preghiere per voi, per le notizie ricevute circa la vostra fede in Gesù Cristo Gesù e la carità che avete verso tutti i santi, in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già udito l'annunzio dalla parola di verità del Vangelo, il quale è giunto a voi, come pure in tutto il mondo fruttifica e si sviluppa. Così, anche fra voi, dal giorno in cui avete ascoltato e conosciuto la grazia di Dio nella verità. Signore cardinali, venerati fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, cari fratelli e sorelle, si realizza quest'oggi, a pochi giorni dalla solennità dei Santi Pietro e Paolo e dalla chiusura dell'anno paolino, il mio desiderio di poter riaprire al culto la Cappella Paolina. Nelle basiliche papali di San Paolo e di San Pietro abbiamo vissuto le celebrazioni solenni in onore dei due apostoli. Questa sera, quasi a completamento, ci raccogliamo nel cuore del Palazzo Apostolico, nella cappella che è stata voluta dal Papa Paolo III e realizzata da Antonio da San Gallo il Giovane, proprio quale luogo riservato di preghiera per il Papa e per la famiglia pontificia. Aiutano a meditare e a pregare in maniera quanto mai efficace i dipinti e le decorazioni che la appelliscono, in particolare due grandi affreschi di Michelangelo Buonarroti, che sono gli ultimi della sua lunga esistenza. Rappresentano la conversione di Paolo e la crocifissione di Pietro. Lo sguardo è attratto innanzitutto dal volto dei due apostoli. È evidente già dalla loro posizione che questi due volti giocano un ruolo centrale nel messaggio iconografico della cappella. Ma al di là della collocazione, essi ci attirano subito oltre l'immagine, ci interrogano e ci inducono a riflettere. Anzitutto soffermiamoci su Paolo. Perché è rappresentato con un volto così anziano? È il volto di un uomo vecchio, mentre sappiamo, e lo sapeva bene anche Michelangelo, che la chiamata di Saulo sulla via di Damasco avvenne quando egli era circa trentenne. La scelta dell'artista ci porta già fuori del puro realismo, ci fa andare oltre la semplice narrazione degli eventi per introdurci ad un livello più profondo. Il volto di San Paolo, che è poi quello dello stesso artista ormai vecchio, inquieto e in cerca della luce della verità, rappresenta l'essere umano bisognoso di una luce superiore. E la luce della grazia divina, indispensabile per acquistare una vista nuova, con cui percepire la realtà orientata alla speranza che vi attende nei cieli,
come scrive l'Apostolo nel saluto iniziale della lettera ai Colossesi che abbiamo appena ascoltato. Il volto di Saulo, caduto a terra, è illuminato dall'alto, dalla luce del risorto, eppur nella sua drammaticità la raffigurazione ispira pace e infonde sicurezza. Esprime la maturità dell'uomo interiormente illuminato da Cristo Signore, mentre attorno ruota un turbinio di eventi in cui tutte le figure si ritrovano come in un vortice. La grazia e la pace di Dio hanno avvolto Saulo, lo hanno conquistato e trasformato interiormente. Questa stessa grazia e quella stessa pace egli annuncerà a tutte le sue comunità nei suoi viaggi apostolici con una maturità di anziano non anagrafica, ma spirituale, donatagli dal Signore stesso. Qui dunque nel volto di Paolo possiamo già percepire il cuore del messaggio spirituale di questa cappella, il prodigio cioè della grazia di Cristo, che trasforma e rinnova l'uomo mediante la luce della sua verità e del suo amore. In questo consiste la novità della conversione, della chiamata alla fede, che trova il suo compimento nel mistero della croce. Talvolta di Paolo passiamo così a quello di Pietro, raffigurato nel momento in cui la sua croce rovesciata viene issata ed egli si volta a fissare chi lo sta osservando. Anche questo volto ci sorprende. L'età rappresentata qui è quella giusta, ma è l'espressione a meravigliarci e interrogarci. Perché questa espressione? Non è un'immagine di dolore, e la figura di Pietro comunica un sorprendente vigore fisico. Il viso, specialmente la fronte e gli occhi, sembrano esprimere lo stato d'animo dell'uomo di fronte alla morte e al male. C'è come uno smarrimento, uno sguardo acuto, proteso, quasi a cercare qualcosa o qualcuno nell'ora finale. E anche nei volti delle persone che gli stanno intorno risaltano gli occhi, serpeggiano sguardi inquieti, alcuni addirittura spaventati o smarriti. Che significa tutto questo? È ciò che Gesù aveva predetto a questo suo apostolo. Quando sarai vecchio, un altro ti porterà dove tu non vuoi. Il Signore aveva aggiunto, seguimi. Ecco, si realizza proprio ora il culmine della sequela. Il discepolo non è da più del maestro e adesso sperimenta tutta l'amarezza della croce, delle conseguenze del peccato che separa da Dio, tutta l'assurdità della violenza e della menzogna. Se in questa cappella si viene a meditare, non si può sfuggire alla radicalità della domanda posta dalla croce. La croce di Cristo, capo della Chiesa, e la croce di Pietro, suo vicario sulla terra. I due volti su cui si è formato il nostro sguardo stanno l'uno di fronte all'altro. Si potrebbe anzi pensare che quello di Pietro sta rivolto proprio al volto di Paolo, il quale a sua volta non vede, ma porta in sé la luce di Cristo risorto. È come se Pietro nell'ora della prova suprema cercasse quella luce che ha donato la vera fede a Paolo. Ecco allora che in questo senso le due icone possono diventare due atti di un unico dramma, il dramma del mistero pasquale,
croce e risurrezione, morte e vita, peccato e grazia. L'ordine cronologico tra gli avvenimenti rappresentati è forse rovesciato, ma emerge la visione della salvezza. Quel disegno che lo stesso Cristo ha realizzato in se stesso, portandolo a compimento, come abbiamo poc'anzi cantato nell'inno della lettera ai Filippesi. Per chi viene a pregare in questa cappella, e prima di tutto per il Papa, Pietro e Paolo diventano maestri di fede. Con la loro testimonianza invitano ad andare in profondità, a meditare in silenzio il mistero della croce che accompagna la Chiesa fino alla fine dei tempi e ad accogliere la luce della fede, grazie alla quale la comunità apostolica può estendere fino ai confini della terra l'azione missionaria ed evangelizzatrice che le ha affidato Cristo risorto. Qui non si fanno solenne celebrazioni con il popolo. Qui il successore di Pietro e i suoi collaboratori meditano in silenzio e adorano il Cristo vivente, presente specialmente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. L'Eucaristia è il sacramento in cui si concentra tutta l'opera della redenzione. In Gesù Eucaristia possiamo contemplare la trasformazione della morte in vita, della violenza in amore. Nascosta sotto i veli del pane e del vino, riconosciamo con gli occhi della fede la stessa gloria che si manifestò agli Apostoli dopo la risurrezione e che Pietro, Giacomo e Giovanni contemplarono in anticipo sul monte quando Gesù si trasfigurò davanti a loro. Evento misterioso, la trasfigurazione che il grande quadro di Simone Cantarini ripropone anche in questa cappella con forza singolare. In realtà però tutta la cappella, gli affreschi di Lorenzo Sabattini e Federico Zuccari, le decorazioni dei numerosi altri artisti convocati qui in un secondo momento dal Papa Gregorio XIII, tutto, potremmo dire, qui confluisce in un medesimo unico inno alla vittoria della vita e della grazia sulla morte e sul peccato, in una sinfonia di lode e di amore a Cristo Redentore, che risulta altamente suggestiva. Cari amici, al termine di questa meditazione vorrei ringraziare quanti hanno cooperato affinché noi potessimo nuovamente godere di questo luogo sacro completamente restaurato. Il professor Antonio Paolucci e il suo predecessore, il dottor Francesco Buranelli, che quale direttore dei Musei Vaticani hanno sempre avuto a cuore questo importantissimo restauro. I vari operatori specialisti che sotto la direzione artistica del professor Arnold Nesselrath hanno lavorato sugli affreschi e sui decori della cappella, in particolare il maestro ispettore Maurizio De Luca e la sua assistente Maria Pustka, che hanno diretto i lavori e sono intervenuti sui due murali di Michelangelo, avvalendosi della consulenza di una commissione internazionale formata da studiosi di chiara fama. La mia riconoscenza va altresì al cardinale Giovanni Laiolo e ai suoi collaboratori del governatorato che hanno prestato all'opera speciale attenzione. E naturalmente un caloroso e doveroso grazie rivolgo ai benemeriti mecenati cattolici americane e non, ossia i Patrons of the Arts, impegnati generosamente nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in Vaticano, i quali hanno reso possibile il risultato che oggi ammiriamo. A tutti e a ciascuno
giunga l'espressione della mia riconoscenza più cordiale. Canteremo tra poco il Magnificat. Maria Santissima, maestra di preghiera e di adorazione, insieme con i Santi Pietro e Paolo, ottenga abbondanti grazie a quanti si raccoglieranno con fede in questa cappella. E noi questa sera, grati a Dio per le sue meraviglie e specialmente per la morte e risurrezione del suo Figlio, eleviamo a Lui la nostra lode, anche per quest'opera giunta oggi al suo compimento. A Colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che opera in noi, a Lui la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. In diretta dalla Cappella Paolina in Vaticano stiamo seguendo insieme la preghiera dei primi vespri della 14ª domenica del tempo ordinario in occasione della riapertura dopo il restauro della Cappella Paolina. Il Papa ci ha ricordato per chi viene a pregare in questa cappella e prima di tutto per il Papa Pietro e Paolo diventano maestri di fede. Con la loro testimonianza invitano ad andare in profondità, a meditare in silenzio il mistero della croce che accompagna la Chiesa fino alla fine dei tempi. Ora un breve momento di silenzio prima del responsorio breve. Solis ortusque ad ocasum laudabile nomen Domini. Celos gloria eius. Lauda in nomen Domini. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Anima mea Dominum. Et exultavit spiritus meus in Deo Salvatore meus.
car expexit humilitate mancille sue. Eccenim ex hoc beatam medicent omnes generationes. Ia fecit mihi Maria qui potens est, et santo nome eius. Et misericordia eius in progenies et progenies. Dimentibus eum. Fecit potentiam in pratio suum. Dispersit superbos mente cordi sui. Deposuit potentes de sede. Et exaltavit humiles. Et orientes in plenitonis. Et imites imis itinare. Suscepit Israel puerum suum. Recordatus misericordiae. Et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Deus plebem quam erecit in hereditatem suam, adiuvat et tuitur ut sit beata. E gratias agamus et pietatis eius memores clamemus. In te, Domine, confidimus. In te, Domine, confidimus. We pray for Benedict our Pope. Ti preghiamo, Signore, per il nostro Papa Benedetto XVI, guidalo e proteggilo con il tuo spirito. In te, Domine, confidimus. Fa che i nostri fratelli infermi si sentano partecipi della passione del tuo Figlio e ne condividano la grazia e la consolazione. Guarda con bontà le famiglie senza tetto, fa che abbiano una casa e un posto sicuro nella società. Dona e conserva i frutti della terra e del lavoro, perché nessun uomo sia privo del pane quotidiano. Bless all those who by their talent, wisdom and generosity have contributed to the restoration of this Pauline chapel, that they may always be enlightened by the splendor of God's truth, attracted by the beauty of his gracious word, and renewed in faith, hope and love by the power of his eternal spirit. Accogli fra le braccia della tua misericordia i nostri defunti, concedi loro il riposo eterno. Precepti salutaribus moniti,
et divina institutione formati, audemus dicere. Quin fili tui humilitati accentum mundum erexisti, fidelibus tui sanctam concede letitiam, ut quos erupuistia servitute peccati, gaudis facias perfruis sempiternis, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. E ora, come ricordavo all'inizio della nostra diretta, ci sarà l'esposizione del Santissimo Sacramento per un momento di preghiera e di adorazione. Quindi il Santo Padre, dopo il canto del Tamtum Ergo e l'orazione, benedirà quanti sono presenti in questa cappella paolina restaurata, e ci saranno le acclamazioni e il canto finale della Salve Regina.
nascosta sotto i veli del pane e del vino, riconosciamo con gli occhi della fede la stessa gloria che si manifestò agli apostoli dopo la risurrezione e che Pietro, Giacomo e Giovanni contemplarono in anticipo sul monte quando Gesù si trasfigurò davanti a loro. Evento misterioso, la trasfigurazione. Qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iucit essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Salve. L'antifona mariana della Salve Regina si conclude questa nostra diretta, nella quale ci è stata data l'occasione di poter pregare con i primi vespri della 14ª domenica del tempo ordinario insieme a Papa Benedetto XVI in occasione della riapertura della Cappella Paolina nei Palazzi Apostolici dopo il restauro conclusosi nei giorni scorsi. Prossimi appuntamenti in diretta domani mattina alle 12, come ogni domenica, la preghiera mariana dell'Angelus, e poi vi ricordo martedì mattina 7 luglio alle 11:30 in diretta dalla Sala Stampa Vaticana potremo seguire insieme la presentazione della nuova enciclica di Papa Benedetto XVI. Da Padre Claudio Savio, a tutti voi che ci avete seguito, l'augurio già da ora di una buona domenica e un risentirci.